Aspetto a mio avviso troppo spesso trascurato nel contesto di un abbigliamento classico maschile sono le scarpe. La giusta scelta delle scarpe è un corollario fondamentale di una mise perfetta. Ma ricordatevi sempre, un abbigliamento classico esige ovviamente delle scarpe classiche. E in questa puntata quindi mi voglio focalizzare proprio su questo aspetto. Vedremo insieme quali sono le varie tipologie di scarpe classiche e soprattutto anche come scegliere, come abbinarle a seconda delle circostanze. La nostra disamina sulle scarpe non può che avere inizio con le scarpe classiche per eccellenza, cioè le Oxford, che in Italia sono conosciute anche con il nome di francesine. La particolarità di queste scarpe è data dalla loro allacciatura, hanno un'allacciatura a V, dovuta al fatto che la parte anteriore della tomaia, la cosiddetta mascherina, si sovrappone alla parte posteriore, il cosiddetto gambetto. Tra le scarpe che prendiamo in considerazione in questa puntata, le Oxford sono sicuramente quelle più formali, soprattutto se nere. Si abbinano perfettamente infatti a un abito scuro, un abito grigio, un abito blu navy e, dato il loro grado elevato di formalità, si prestano particolarmente bene a occasioni importanti, a cerimonie, a serate di gala, alle prime dei teatri, ma anche in contesti lavorativi importanti dove è richiesto un elevato grado di formalità. Altra fondamentale tipologia di scarpe sono le cosiddette derby. Sono un'alternativa un po' meno formale alle Oxford che abbiamo visto prima e sono caratterizzate, a differenza delle Oxford che hanno una lacciatura chiusa a V, queste hanno una lacciatura completamente aperta perché la parte posteriore della tomaia, il gambetto, è cucito sopra la mascherina e quindi la lacciatura si può aprire completamente. A differenza delle Oxford, le derby sono particolarmente versatili e ne esistono davvero di tantissime tipologie, di tantissime varietà. Sono abbinabili perfettamente, secondo me, con degli spezzati, a seconda del colore, a seconda del grado di formalità. Ma in alcuni casi possono essere portati tranquillamente anche con dei completi. Tanto le Oxford quanto le derby possono essere decorate con dei motivi traforati. Bene, quando vediamo questo tipo di decorazione, che a me personalmente piace moltissimo, ci troviamo di fronte a dei modelli brogue, quindi in quel caso si parla di Oxford brogue o derby brogue. Questa tecnica di decorazione conferisce alla scarpa e quindi alla nostra mise un tocco un pochettino più personale, un po' più originale e quindi è considerata anche meno formale. Quindi le brogue, sia Oxford che derby, sono un po' meno formali. Questo non significa che siano del tutto informali, anzi ci sono delle brogue elegantissime, bellissime, però il fatto appunto che hanno questa particolare decorazione le rende un pochettino meno formali, quindi ecco, da non usarsi nei contesti più ufficiali e ufficiosi, quindi nelle cerimonie più importanti, ma a seconda del colore e del tipo della scarpa le brogue possono andare bene un po' in tutti i contesti, sia con abiti completi, sia con spezzati, sia in ambienti lavorativi, sia anche per alcune serate particolarmente importanti. Dalle Oxford e dalle derby,
quindi scarpe stringate, passiamo adesso a quelle non stringate e parliamo dei mocassini. I mocassini sono le scarpe non stringate per eccellenza e sono delle scarpe veramente molto amate soprattutto dagli italiani e si portano prevalentemente in estate, in primavera ed estate. Sono considerate sicuramente delle scarpe informali, sebbene a seconda delle, ci sono tante varianti di mocassini, diciamo quelle più classiche sono le cosiddette penny loafer. Il nome penny loafer deriva dall'uso che ne facevano e ne fanno tuttora i collegiali americani di inserire nel passante sopra la tomaia un penny, ecco che appunto hanno preso il nome di penny loafer. Ebbene, queste varianti classiche sono particolarmente eleganti, ma sono da indossare sempre in contesti informali, quindi non certo in occasioni importanti. Vanno bene per il tempo libero, possono andare bene per il lavoro, per occasioni così appunto informali, e sono adatte in particolar modo per l'estate, per la primavera estate. Un'altra variante di scarpe non stringate che va di moda molto, molto, soprattutto in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, io non l'amo particolarmente, sono le monk strap cosiddette. Sono delle scarpe non stringate che hanno un'ala che si allaccia con una o due fibbie. Sono scarpe un po' più formali dei classici mocassini, però meno formali delle Oxford, quindi ecco, diciamo, si pongono come categoria intermedia. Vanno benissimo sia con degli spezzati, ma secondo me vanno ancora meglio bene con dei completi. Concludiamo questo excursus con le polacchine. Le polacchine sono una specie di derby, sono la variante più informale delle derby. Sono molto spesso scamosciate, sono alte fino a sfiorare la caviglia, quindi sono un pochettino più alte delle altre scarpe che abbiamo visto prima. E le polacchine più famose per eccellenza sono le famosissime Clarks, che tutti noi ovviamente conosciamo. Sono scarpe molto informali, quindi vanno bene esclusivamente nel tempo libero. Prima di concludere questa puntata, permettetemi due importanti osservazioni. La prima per quanto riguarda il colore. I colori classici sono il nero, che è quello più formale, che si abbina molto bene al grigio, ovviamente al nero stesso, e al blu, soprattutto al blu scuro. E poi sono l'altro colore classico è il marrone, nelle sue tante tonalità, dal marrone classico, la testa di moro, al cacao, al marrone prugna, al marrone beige. Diciamo, questi sono i colori classici. La scelta del colore è fondamentale e è talmente importante che, per quanto riguarda appunto l'abbinamento dei colori, dedicherò più avanti una puntata ad hoc. L'altra nota importante che voglio sottolineare è quella relativa alle suole. Le scarpe classiche, quelle più formali, quelle di un certo livello come le Oxford e le Derby di un certo livello, hanno sempre e solo la suola in cuoio. Sono consentite al limite degli inserti in gomma per limitare lo scivolamento, perché in effetti le suole in cuoio sono ovviamente più scivolose di quelle in gomma o di materiale sintetico, però le scarpe classiche per eccellenza hanno sempre e solo la suola in cuoio. Per le Derby più informali sono tollerabili anche le scarpe in gomma, purché non troppo evidenti, purché non abbiano una cararmatura particolarmente evidente. Sono invece la norma nelle polacchine, infatti le Clarks, lo sapete, hanno quella classica suola in gomma.
Bene, queste qua sono ovviamente bandite tutte le varianti moderne, squadrate dalle forme improbabili che molto spesso si vedono attualmente, sono assolutamente bandite. Sono bandite assolutamente le sneakers, le scarpe da tennis, che per quanto diffuse con l'abbigliamento classico non ci dicono assolutamente nulla. Poi uno si può vestire ovviamente come gli pare, abbigliamento casual si veste come gli pare, ma nell'abbigliamento classico le sneakers sono bandite. Bene, con questo è tutto. Spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento, sia stata, vi abbia intrattenuto piacevolmente. Ogni commento qui sotto ovviamente è ben accetto. Io mi auguro che continuerete a seguirmi anche nelle prossime puntate. Grazie ancora, a presto, ciao!